Ciao a tutti, primo video legato ad una nuova collaborazione con Melanica. La collaborazione in questione è Aria d'inverno, che sarà speculare rispetto a Aria d'autunno, ma non proprio, nel senso che si basa sempre su quattro video, principalmente legati al tema invernale, soprattutto al tema di Yule, ma anche di Imbolc volendo. Saranno quattro video sempre nella sezione legata ai tutorial del lupo, ma rispetto a saranno quattro tematiche completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo affrontato per Aria d'autunno. Saranno tre video proprio tutorial e uno Ni, però vabbè, e il Ni è quello di oggi. Però mi sembrava giusto in tema. E quello di cui andiamo a parlare oggi è: per me è Yule quando, o per me è Natale quando, se preferite, però per me è Yule quando, quindi quando veramente inizia l'inverno, quando è inverno, quando arriva Yule, sta per arrivare Yule, perché ognuno ha un po' la sua idea su questo, sul periodo, su che cosa porta questo periodo, e quindi volevo condividere un po' quello che è invece per me. Allora, per me è Yule quando posso finalmente indossare i miei amati vestiti invernali. I vestiti invernali sono quelli di lana, che sia lana vero che sia lana sintetica, quindi quelli di lana, quelli morbidosi, quelli super confortevoli, quelli mi piacciono i maglioni proprio di lana, belli morbidosi, li adoro. Le cose felpate, le cose belle pesanti, le sciarpe tipo Panna Luna. Le sciarpe di lana che io adoro tantissimo, i guanti, i cappelli, gli stivali che sono la mia calzatura preferita in assoluto. Tutte queste cose qua per me è Yule quando posso finalmente iniziare a mettere queste cose che sono super, 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 super adorabili per me e fanno molto inverno. Poi per me è Yule quando c'è la neve, fa un freddo porco, c'è il ghiaccio, ma la neve è il momento in cui dici: ok, cazzo, è Yule o sta per arrivare Yule o siamo nel periodo di Yule. Anche solo vederla sulla cima delle montagne, visto che qua in pianura non è che ci siano queste grandi nevicate, però per me è Yule quando c'è la neve, perché gente, vuoi non me... cioè, no, senza neve no, no. Per me è Yule quando vedo i pettirossi, non so se anche in altre regioni è così, però per esempio in Piemonte si dice che il pettirosso porta l'inverno. E questo è proprio il caso per cui dico questo, perché io effettivamente vicino a Yule vedo tantissimi pettirossi, ce n'è uno che abita vicino a casa mia, ce n'è uno che abita anche vicino a dove lavoro, quindi lo riesco a vedere dalle finestre e mi piace moltissimo questa cosa. E vi ripeto, per me i pettirossi portano effettivamente l'inverno. Per me è Yule quando in tutta tranquillità durante il weekend posso leggere con la stufa accesa, perché se lo facessi nelle altre stagioni morirei di caldo. Però io adoro leggere, tipo nonna, ok? Quindi poltrona o sedia, coperta, libro in mano e stufa accesa, adoro tantissimo. Poi, per me è Yule quando in TV danno il cartone Anastasia, che è uno dei miei cartoni preferiti di quando ero piccola e che ha la canzone Quando viene dicembre, quindi per me è super Natale. Poi c'è molta neve perché è ambientato in Russia, quindi di cosa stiamo a parlare? Oppure quando danno i documentari, che ne danno un sacco in questo periodo, su tipo Nord Europa, sui lupi, sugli orsi polari, sulle volpi, su questi animali tipicamente, insomma, invernali, o a metà fra l'autunno e l'inverno, che adoro tantissimo. Poi soprattutto quando becco i documentari tipo sulle renne o caribù, io preferisco chiamarli caribù, però vabbè, sui caribù, sui lupi, specialmente i lupi artici che sono la mia specie preferita, oppure sugli alci o sui cervi, beh, per me siamo già in ambito Yule, ok? Poi per me Yule è quando posso finalmente mangiare le melagrane e le arance. Le melagrane sarebbero un frutto più di Samhain che di Yule, però sempre per la questione della tradizione piemontese, la melagrana è un frutto che porta bene per l'anno nuovo e da mangiare durante l'inverno, perché è un frutto di abbondanza e prosperità, molto paganella come cosa, però vabbè. Quindi questo, e poi le arance sono un frutto tipicamente invernale. Poi per me qua no, almeno. Per me, Yule, quando posso mangiare le lenticchie, stesso motivo delle melagrane, ma in versione lenticchie, quindi
Anche in questo caso le lenticchie sono un cibo di abbondanza, di prosperità, che appunto vengono mangiate durante, di solito durante il cenone di Natale, però insomma comunque durante l'inverno. Per me, Yule, quando inizio a vedere gli alberi sostiziali in giro, quando io faccio l'albero sostiziale, ovvero il famoso albero di Natale, che niente è che l'albero sostiziale del sostizio, che dà inizio all'inverno, che è l'unica tradizione proprio del periodo natalizio che adoro, e che ho sempre adorato da bambina, che prima ancora di scoprire che era una tradizione paganella avevo già pensato, sì, ok, questa tanto la mantengo lo stesso, e poi ho scoperto che era paganella ed ero super felice. Adoro gli alberi sostiziali, se mi vedete guarda fuori è perché c'è un tramonto che è la meraviglia. Magari dopo vi faccio vedere qualcosa, se finisco di parlare in tempo breve, così per dire. E niente, per me l'albero sostiziale è Iule, ok? È Iule, va bene, le lucine, le palline, è Iule, ok? Poi per me Iule quando c'è agrifoglio e vischio dappertutto, fosse anche solo di plastica, però dà l'atmosfera di Iule, quindi stupendo. E infine per me è Iule quando si fanno i giochi di società, perché è il periodo delle feste, non sai mai cosa fare, cosa facciamo? Facciamo un gioco di società. Quindi... E qualsiasi gioco di società e quindi niente, questo è. Detto questo, se voi volete partecipare, scrivere sotto nei commenti qua sotto quale per che cosa per voi è Yule, quindi per voi Yule è quando, puntini puntini, usate sempre l'hashtag che lanciamo io e Melanica per questa collaborazione, Aria d'inverno 2019, andate a vedere quello che ha da dire insomma Melanica su quello che fa, la potete trovare sia su Facebook che su Instagram, vi lascio tutti i contatti qui sotto, io vi lascio un bacione, vi faccio vedere uno spezzone di tramonto e poi noi ci vediamo al prossimo video fra una settimana. Mua.